bentornati sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, è un video in collaborazione con Lella Review Beauty. Ciao tesoro, un bacio grande e grazie per questa collaborazione. Poi io sotto all'info box vi lascerò il suo canale, così se volete andatevi a scrivere, mi raccomando, perché è bravissima e simpaticissima, a me fa morire da ridere. Poi noi ci sentiamo anche privatamente, quindi mi raccomando, ne vale veramente la pena iscriversi al suo canale, quindi sotto l'info box vi lascio il suo canale. E andiamo a fare questa collaborazione su un trucco e quindi, come avete capito dal titolo, come ci trucchiamo praticamente per il nostro lui, per il nostro fidanzato, marito, ragazzo, come lo vogliamo chiamare. E io farò un trucco veramente semplice, Lella non so che trucco farà e io farò veramente un trucco semplice, perché comunque il mio ragazzo è un tipo che mi piace tanto, cioè negli occhi forse, anche se mi metto messa un giallo fosforescente, non gliene frega. Però nelle labbra a noi piace certi tipi di rossetti, tipo il nero, quei colori, insomma, blu, grigio, verde, quei colori un po' così, anche di rosa acceso, lui non è che tizza tanto. E allora faccio un trucco sul nude, anche sia faccio una cosa delicata sia negli occhi che nelle labbra. Sto morendo di caldo, non ci fate caso. Infatti, ragazze, come sapete, io d'estate mi trucco poco, metto solo casomai un po' di matita o un po' di mascara. Questo credo che sarà l'ultimo trucco di make up che farò come getaway di vitamini, diciamo, questa è una collaborazione, quindi credo che farò un ultimo trucco, diciamo, non lo so, adesso dico così, poi pensami più lo schizzo più mi trucco, farò un video, però non lo so perché fa caldo tanto. Allora, intanto vi faccio vedere, andrò a utilizzare questa palettina qua, adesso la apro, che è dei cinesi, questa palettina qua, molto bella con questi pagliettuzze che ci sono dentro. Infatti volevo fare una cosa nude. Io l'ho provata, però queste pagliette non è che si vede tanto, sto brillantinato che vedete, soprattutto qua nel marrone e nel verde. Però per dargli un tocco in più di lucentezza, dato che è un nude, è un colore, è un trucco tenue e delicato, quindi... E quindi niente, andrò a fare questo trucco qua. Come colori, infatti qua non ci sono le... anche no, casomai posso utilizzare questi, perché ancora non sapevo che... perché volevo utilizzare questi due, che è molto più chiari, però... Utilizzo questo che è sempre nude, comunque faccio un rosa, lo applico su tutta la palpebra e poi andrò a fare questo tipo di marroncino qua, che qui ci sono un po' di paillette, qui no, è partito ormai, non ci sono più perché l'ho utilizzato, quei trucchi lì, quei colori lì, e questo qui per sfumarlo, almeno si vede anche un pochino di più, così non è un colore tanto forte. E come rossetto invece andrò a utilizzare questo rosato qua, faccio vedere questo qua, pare forte ma... Non è tutto sto acceso, insomma, questo colore qui. Allora, non andrò a mettere fondotinta, eccetera, eccetera. Faccio perché veramente mi cola giù tutto, se no non ce la farei. Faccio proprio, tipo, metterò un po' di terra, un po' di blush, una cosina un po' così, proprio delicata, niente, proprio di tanto addosso. Quindi fondotinta non lo andrò a mettere. Credo che solo fondotinta lo andrò a mettere, per il resto metterò tutto. Niente, allora io niente, vi lascio a questa collaborazione, a questo video e noi ci vediamo dopo. Io comunque su questo video stavolta non starò zitta, nel senso come faccio i soliti getaway di vitamin, che metto la musica e vedete anche tutto veloce, no? Ovviamente lo metto veloce perché sennò annoia, 3 ore, dura anche 2 ore, un'ora dura. E quindi ve lo farò parlato praticamente, ecco, diciamo così. E quindi niente, io vi lascio a questo trucco e ci vediamo dopo. Eccomi qua, allora come prima cosa vado ad utilizzare questa crema qui che è della Cian Perfect Eye Makeup base, questa la vado ad utilizzare praticamente, questa poi mi sta finendo, infatti vedo se ne va un po' su, ecco, ok, e le vado ad applicare praticamente sul viso, io faccio prima il mento, poi le guance e poi la metto anche un po' qua, ok. Andiamo ad applicare. Io la metto sempre la crema anche la mattina, me la metto sempre. Comunque anche se estate la crema comunque è una cosa che metto sempre. Stamattina non l'ho messa perché ci devo fare il video. Quindi ecco. Ok, la crema messa. Adesso vado a prendere il correttore, questo qui della Kiko, che è così. Ecco. Con il pennellino questo
lo prelevo un pochino, lo vado a mettere qua sotto agli occhi, perché vedo c'ho le occhiaie. Lo copro anche un po' qua, qualche brufoletto, poi prendo la spugnettina e lo vado a tamponare così. Dopo casomai qualche spezzone lo velocizzo un po', quando non dico niente che sto zitta un po' lo velocizzo, sono dura veramente lungo. Ok, perfetto. Poi negli occhi no, non lo metto. Allora, poi dopo aver messo il correttore andiamo a fare le sopracciglia. Uso questo pennello qui adesso per dargli un attimo una pettinata. Ok, e vado a utilizzare questa palette qui della Susie. Vado a utilizzare questo marroncino qua per le mie sopracciglia che ci si addice, e uso questo pennello qua, questo obliquo, e vado a fare le sopracciglia. Le sopracciglia non sono tanto esperta a farle, quindi non ci fate caso, non sono una makeup artist. L'ho persa una, ok. Comunque, che sono arrivata a 1000 iscritti, che è già l'altra volta ve l'ho detto, tra un po' arriverà il giveaway, tranquilli, appena posso, che ancora sono indecisa a cosa acquistare. Volevo acquistare qualcosa di carino, e ripeto, ci saranno, quindi ho deciso, e ci saranno praticamente due vincitori, a meno della possibilità, almeno due vincitori di vincere. Ok, vedo un'altra pinata. Ok, allora, come già detto, io non andrò a mettere fondotinta, quindi passo direttamente a mettermi l'ombretto. Allora, vi faccio rivedere il colore. Adesso vado ad applicare questo qui rosa su tutta la palpebra mobile con questo pennello qua, se lo trovo. Sì, eccolo, questo sì, questo qua. E lo vado ad applicare. Che okay, così è un trucco tenue, e poi a me questi colori mi stanno molto bene, questi colori nude, diciamo rosa, come questo che è un rosa antico, i marroncini un po' più chiari, un po' più scuretti, come adesso lo devo mettere per fare lo sfumato, mi stanno bene. Quindi ho deciso di fare questo trucco, a parte anche perché comunque è caldo, non ho voglia di truccarmi proprio al massimo. E poi anche perché, vi ripeto, ci dobbiamo truccare per il nostro lui, e quindi faccio una cosa tenue, delicata, carina, ma d'effetto per il mio ragazzo. Ecco qua, adesso andava pure un po' di sole, porca miseria, è passata una nuvola adesso, si sta nuvolando, che stamattina una bellissima giornata, ma sta annuvolando tutto. Ok, allora il rosa l'abbiamo messo, adesso vado a prendere questo marroncino qua sotto, questo qua, e uso questo pennello qui obliquo, questo qua più grande. Ok, lo vado a mettere proprio qui, da mettere anche qua sopra. Io non so i termini come si chiamano, quindi abbiate pietà di me. Lo metto un po' così, poi con quest'altro pennello qua lo vado a sfumare. Lasciate perdere faccia che faccio. Tiro su un attimo specchietto perché non ci vedo. Cioè non si vede tanto. Okay. Quando vedo che è tanto chiaro che non si vede ancora il marroncino, vi faccio un'altra passata.
comunque sono colori molto chiari. Ecco qua. E vi stavo dicendo del giveaway che comunque arriverà presto, prima o poi arriverà, tranquilla, non mi sono scordata. E tanto è normale che lo voglio fare, perché comunque devo dire, sono arrivata nelle iscritte, vi ringrazio tanto ancora. Adesso va bene, ce l'ho un po' di più, ho aumentati, però comunque vi ringrazio e ovviamente è giusto che faccio qualcosa per voi. Quest'altro occhio ogni volta mi preso truccandolo, non è uguale a quell'altro, nel senso per la destra faccio meglio con l'occhio questo qua destro, e quest'altro dopo non ci vedo. Scusate, che vedo un attimo. Guarda che bello, può abbassare. Metto un altro po', come fate per l'altro. Un'altra sfumatina. A posto. Allora, l'ombretto l'abbiamo messo, qua adesso lo vedete più scuro perché qua c'è tutta il flash della luce, se vedete meno, qua se vedete più. Ok, adesso vado a mettere l'eyeliner e vado a utilizzare questo della Wine che dura 24 ore, waterproof. E, anzi no, prima di mettere questo, però che mi imbroglio io, vado a mettere prima la matita occhi, quella sotto, cioè qua. Questa è della Coal Kajal, sempre della Cien, che un po' già sotto la matita ce l'avevo, l'ho messa stamattina prima di uscire di portare mia figlia a scuola, ma basta che la ripasso un attimo e il gioco è fatto. Ok, posto. Adesso vado a mettere l'eyeliner. Come sapete l'eyeliner lo metto proprio da metà occhio, da qui a qua, non tutto, che sennò non mi si vede tanto l'ombretto. E poi mi piace perché c'è questa forma tipo da gatta. Cioè che fa gli occhi da gatta, no? Che c'ha forma da gatta, scusatemi. E mi piace sinceramente. Perfetto che fa. Perché non la faccio tanto grossa. La faccio fina. Vedete proprio così. E la stessa cosa dall'altra parte. Poi la riempio anche qui, se non serve il pezzo di palco, bravo. Okay. Un pochino. Perfetto, poi adesso andiamo ad applicare il mascara e io vado ad utilizzare questo qui sempre della Cien che dà il volume, questo Extreme Lashes. Se lo metto qua vedete non metto a fuoco, quindi ve lo faccio vedere così. Scusatemi per la tosse. Andiamo a mettere il mascara. Ah, no, niente, pensavo che non stavo a registrare un attimo, ho fatto quello di colpo, ho fatto tutta sta roba e poi non stavo a registrare, no. Io quando metto mascara a certe facce poi faccio come... Non ne metto tanto proprio così, per davvero. Un colore, niente di che. Per dargli una mossa solo. Ok. Adesso facciamo l'altro occhio. Ah, e poi non vado a mettere neanche la cipria. No. No, non credo di metterla.
O la metto? No, ma non la metto. Ok, il mascara l'abbiamo messo. Io poi faccio un po' così per asciugare un pochino. Ok, adesso andiamo a mettere la terra, pure vado a mettere questa qui che pare una cipria, che è molto chiara, vedete? Si può utilizzare anche come cipria, credo, non è un problema. Che non è tanto scuro, non è marrone scuro scuro. Vedete, rimango, si vede tanto. Proprio una cosa tranquilla. Ok, non si vede, non si è nota tanto. Poi adesso vado a prendere il blush, pure questo molto delicato, vedete? Con il pennello questo. Cioè si vede o non si vede praticamente. Vedete, colora, ma è, è proprio molto chiaro e delicato anche questo. Ecco qua. Ok, blush messo e adesso manca il rossetto, e poi ho fatto praticamente il rossetto. Ok, il trucco è finito, vedete come il rossetto non è tanto acceso. Niente, io adesso stoppo la videocamera così riprendo proprio bene il mio viso da vicino, vedete meglio il trucco.